ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua in quel di Faenza per andare a sfidare le vittime dell'alluvione, ragazzi. In uno Sam, contro Sam, uno. Sam. Penso che è il momento che ti devi cambiare. Sì. Perché non è il momento di scherzare. Uno contro uno e né di scherzare. Non è il momento di farlo. Cambiati. A parte gli scherzi, signori, oggi siamo qua non per sfidare, come avete letto dal titolo, uno contro uno le vittime dell'alluvione, ma per dare una grossissima mano a tutta la popolazione colpita da questa tragedia, signori. Quello che è successo è un qualcosa di veramente grave, perché oltre le persone che purtroppo hanno perso la vita, ci sono state anche tantissime persone che hanno perso una casa e un posto dove dormire. E oggi noi siamo qua per dare una grandissima mano a tutta la popolazione colpita, perché ci sentiamo presi in causa, perché come ben sapete noi siamo di Bologna, giustamente. Qua c'è Brendeo che abita da queste parti. L'avete già visto in tantissimi video sul canale. Ovviamente oggi è in veste diversa perché c'è da dare una grandissima mano. Adesso mi cambierò e poi dopo andremo a vedere un po' quello che riusciremo a fare quest'oggi per solidarietà. E ovviamente ci tengo a dire che tutto il ricavato di questo video andrà in beneficenza a tutte le persone che sono state comunque sia colpite da questa bruttissima tragedia. E adesso mi cambio e andiamo direttamente a recarci sui posti dove è avvenuto tutto. Ti va di raccontare un po' questi giorni, che è successo, come avete affrontato un po' tutto, come state affrontando un po' questa tragedia, ecco, tu che comunque si abiti qua vicino, noi che siamo, esatto, di Bologna. Allora, come ben sai, io abito a Bagnacavallo, sì. E diciamo che lì l'alluvione è arrivata, ma non è arrivata forte quanto qua a Faenza. E come buon cittadino emiliano come te di Bologna, dobbiamo darci tutti una mano a vicenda, perché in più siamo, meglio è. Adesso mi andrò a cambiare, signori, e poi andremo a sentire direttamente le vittime e andremo e cercheremo soprattutto di dare una grossa mano. A dopo, signori. Ci siamo, ragazzi, ora stiamo andando nelle zone veramente colpite dall'alluvione. Giustamente c'è tantissima gente che sta dando una mano e questo fa veramente onore a tutta l'Italia, perché in questo momento bisogna stringersi e darci una mano a vicenda. Ok, ragazzi, ci siamo, qua con Julian. Julian, hai vissuto i momenti, hai vissuto tutto. Raccontaci un po' com'è stato, che cos'è per voi questo danno. Per noi è una cosa veramente inimmaginabile, è stato veramente brutto vivere questi momenti qui. E perdere la casa non è sicuramente una bella cosa per nessuno. E sicuramente ci sarà molto lavoro da fare, abbiamo già fatto tante cose perché abbiamo ripulito tutto dal fango. Eravamo veramente sommersi al fango, avevamo almeno 20-30 cm di fango per tutto il vialetto, per tutta la casa, sì. Anche dentro casa proprio. Quindi dove è arrivata l'acqua? L'acqua è arrivata, diciamo, più o meno su questa altezza. Wow! Sì, è stato una cosa veramente assurda. E la sera verso le 11:30 ha cominciato a venire un sacco d'acqua, perché dietro, non nella via dietro, quella dietro ancora, c'è un argine del fiume, per sì, cui si è sfondato l'argine prima da una parte, poi dall'altra, ci sono due fori dall'altra parte, e quindi l'acqua è venuta tutta fuori, ha riempito tutto il quartiere e quindi niente, è un po' questo il discorso. Ti chiedo se riusciamo ad andare a vedere un po' la situazione, certo, dentro, certo, il disastro. Ti poi dopo iniziamo a lavorare sul piano. Allora, qua siamo dentro casa, io ti dico, abbiamo già fatto... Qua dove mi sto dentro, cioè, abiti... Sì, dove abito io, è un altro mio coinquilino. Questa casa l'ho presa 2 anni fa, l'ho comprata, sto pagando il mutuo, per cui anche nei prossimi anni, comunque sarà da... nei prossimi mesi, comunque sarà da pagare, a meno che lo Stato non ci dia un aiuto. Avevi l'assicurazione? Avevo l'assicurazione, bisogna vedere se effettivamente questa assicurazione cosa copra, per appunto venirci un po' incontro. Andremo a vedere, sì. In questi giorni non ho avuto il tempo di andare dietro alle assicurazioni, sono stato più a badare quello che era l'effettivo
disastro che avevo in casa, quindi non ho cose burocratiche per ora, non ci sono dietro. Per ora abbiamo fatto un gran bel lavoro, sono venute tante persone ad aiutare, devo dire amici, colleghi, anche gente che non conoscevo, quindi è bello, Faenza è bello per questo. È molto bello perché siamo una comunità molto unita. Quindi niente, questa è la casa, abbiamo smantellato tutti i pavimenti. Abbiamo smantellato perché l'acqua si è infiltrata sotto i pavimenti, tant'è che per aprire la porta ho dovuto smantellare il pavimento inizialmente davanti alla porta per riuscire ad aprirla, perché erano venute sulle mattonelle, per cui la porta era inchiodata e non riuscivamo ad aprire. Oggetti materiali ho dovuto buttare via praticamente quasi tutto. In casa purtroppo non è rimasto niente di sano. E anche i vestiti? Sì, i vestiti la maggior parte, diciamo un 50% ho buttato via. Elettrodomestici. Ci rimetteremo in sesto. Allora ti presento questi ragazzi qua. Lui è un giocatore e è venuto qua a fare un po' il volontario anche lui. Ah, ok. Okay. E stiamo facendo un po' di riprese per il pubblico di internet. E niente, ti volevo anche chiedere se fosse possibile fare delle riprese anche in casa. Sì. Se ti va bene. Sì, è più bello. E poi magari se vorrai fare anche due chiacchiere con lui. Un sì. Video. Sì, va bene. In cui spiega un po'. Le dinamiche, anche il fatto che allora questa non è casa sua, è casa del padre, ok? Il suo padre è andato via insieme alla moglie, sono andati a casa sua per abitare ancora perché hanno perso chiaramente tutto, anche loro. Purtroppo qui è andato distrutto tutto, perché come vedi qui c'è il segno dell'acqua, l'acqua è arrivata qui a circa un metro e sessanta da terra. Quindi purtroppo tutti i mobili, pavimenti sono venuti su, pavimenti in legno per primi e a seguire anche tutti gli altri, li abbiamo già tolti tutti. Le porte probabilmente non si salveranno neanche quelle, l'impianto elettrico sarà da rifare, quindi il danno andrà notevole. Ma soprattutto, a parte il danno e quindi insomma, soprattutto anche il fatto che persone giovani come lui, ma soprattutto anziane, devono andare via di casa e devono sopportare tutto questo con fatica, ma probabilmente non ce la faranno, nel senso che sì. Anche perché non tutti hanno i figli. Magari chi ha dovuto andare, che ne so, in qualche struttura. Io almeno ho avuto la possibilità di portarmeli a casa, stiamo un po' stretti chiaramente, però. Diciamo, siamo tutti assieme, insomma, sono a casa mia. Mio papà l'ho portato a casa arrabbiandomi, perché non voleva venire. Assolutamente se voleva venire. Il giorno che Giuliano, lui è andato via, anche lui mi hanno detto alla fine proprio, perché non voleva andare via. Quel giorno lì, che è stato, mi sembra mercoledì, o martedì notte, o mercoledì notte, io la sera prima che avevo sentito che c'era l'allerta rossa, sono venuto a prendere i miei genitori, il pomeriggio, alle 5:30. E mio padre non voleva venire via. No, assolutamente, ma va là, no, non vengo. E mi sono dovuto arrabbiare, quasi. In maniera importante. E alla fine sono riuscito a portarlo via, per fortuna, perché sennò morivano qui. Ma dalla mattina dopo mi ha detto voglio tornare a casa mia, e vedi anche tu che non è possibile, ci vorrà almeno non so, un paio di mesate vogliono e non è possibile, però per farti capire il disagio che hanno queste persone anziane, andare via nello e poi tutto i vestiti, sono venuti via con lo spazzolino da denti, il vestito che aveva addosso, il pigiama e le pianelle, stop. I vestiti sono tutti infangati, tutto. Cosa vuoi? Non c'è altro da dire, guarda. Sì. Ti ringrazio veramente per la chiacchierata. Piacere. E niente.
ci vogliamo. È la nostra storia, purtroppo è una storia. Si può dire. Riassunto del video. Questo era un asilo nido. Ragazzi, per farvi capire quanto è profonda questa roba. Cioè, ragazzi, per farvi capire, e qui è densa, Mamma mia! Wow ragazzi, la roba qua è impegnativa, tanto impegnativa. Adesso andiamo a dare una mano, ragazzi. Mamma mia ragazzi, è veramente devastante, eh? Ragazzi, guardate qua, c'è pure una coppa, padelle, immobili, phon. Ragazzi, è veramente un macello quello che è successo. C'è il buco dove esplose l'argine ed è arrivato oltre, quasi fino al primo piano, però siamo entrati sia al primo piano che qui ed è 5 centimetri che bastano per rovinare questo. Termina qui questo magnifico contenuto diverso dal solito. Io sono voluto venire qua soprattutto perché amo l'Italia e amo in generale questa terra. Anche se sono stato in tanti paesi in giro per il mondo, ragazzi, quello che dà l'Italia e quello che c'è in Italia non lo troverete mai. E per l'amore nei confronti di questa terra ci tenevo tanto a venire qua a dare una grande mano. Spero che il nostro l'abbiamo fatto quest'oggi, c'è ancora tantissimo da fare, da dare, quindi mi raccomando ragazzi, per tutte quelle persone che volessero dare una mano, potete assolutamente venire qua a Faenza perché c'è ancora tantissimo da fare. Io spero che questo contenuto, diverso dal solito, possa educare e possa insegnare, guardare il prossimo, e quindi spero che chiunque possa e nelle vostre appunto possibilità riusciate a dare una mano a questa popolazione che è stata veramente colpita e devastata. Ringrazio Julian e la sua famiglia per la testimonianza e per quello che ci hanno fatto vedere. Non deve essere assolutamente facile, soprattutto quando si ha case intestate, materiale, dover buttare lavoro e sacrificio di tanto tanto tempo, e anche del signor Roberto, che ha dovuto spostare i suoi genitori a casa sua. Detto questo ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere in un commento cosa ne pensate di questo magnifico contenuto che è uscito fuori. Lasciate un like, condividete assolutamente il video perché più persone arriva a questo video e più persone possiamo aiutare grazie alle vostre donazioni e il vostro supporto. E ci vediamo presto in un altro video sul canale, speriamo sul calcio, in un tema un pochino più vivace. E dall'Emilia Romagna è tutto ragazzi. Viva Faenza, teniamo duro, ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.